presentiamo il programma della coalizione del centro-sinistra, quindi il programma che di concerto Federazione della Sinistra, Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà e la lista Primavera Aprileana hanno redatto di comune accordo, individuando i punti essenziali sui quali vorremmo lavorare qualora i cittadini ci dessero l'opportunità, ma perché no? Poter lavorare anche qualora non ci dessero l'opportunità di governare la città anche dall'opposizione, perché crediamo che su questi argomenti sia necessario costruire un nuovo corso della storia della città di Aprilia, perché ce lo siamo detti più volte, i cittadini, noi tutti conosciamo quali sono i problemi di Aprilia, ma crediamo che oramai sia giunto il momento quantomeno di dare una sferzata, di dare una svolta, di voltare veramente pagina. E sono argomenti sentiti da tutti noi e sulle quali abbiamo fatto delle proposte, ma sì, diciamocelo, anche radicali, perché crediamo che in questo momento storico molto difficile per tanti di noi sia giusto trovare delle nuove soluzioni, tutelando i più deboli, chiedendo a chi ha di più di mettere di più, di impegnarsi maggiormente e di mettere fine finalmente a tutta una serie di privilegi, di storture che aumentano queste distanze tra chi è forte e chi è debole, tra chi ha la possibilità di andare avanti senza problemi e chi invece viene destinato a rimanere sempre più ai margini della nostra società. C'è un tema che io ho molto a cuore e che è quello che noi abbiamo molto a cuore, che è quello dell'acqua e dei beni comuni. Anche su questo il nuovo centrosinistra, io voglio dire il nuovo centrosinistra perché da qui si apre una nuova stagione politica per la nostra area di riferimento. La nostra sarà una battaglia molto importante perché noi sposeremo la battaglia di quei cittadini che in questi anni hanno lottato contro la stortura della gestione degli impianti idrici e dell'acqua attuata con Acqua Latina. Noi su questo vogliamo aprire anche una bella sfida con i nostri competitori, perché devo dire molti ci fanno notare che questa è una campagna elettorale che non ha molto mordente, che è un po', fatemi passare questo termine, un po' moscetta, ma vedete, fin quando si sta chiusi nei propri comitati elettorali a brindare con prosecchini o a leggersi beati fantomatici sondaggi, no? Che aprono le porte a ballottaggi e quant'altro, è chiaro che la campagna elettorale è un po' moscetta. L'unico incontro finora nel quale è stato possibile mettere un po' a confronto le varie idee programmatiche è stato il confronto realizzato dal giornale del Lazio, e io là devo dire la sincera verità, mi sono proprio cadute le braccia, perché io non ho sentito una proposta, una su un argomento. Ho sentito l'educazione civica, ho sentito le cose che abbiamo fatto, qua si va in giro a inaugurare tra l'altro cose che non sono state neanche realizzate dall'amministrazione uscente, non lo so se Terra vuole venire anche a casa mia a inaugurare la casa di Barbie che hanno regalato a mia figlia, tanto non l'ha fatta lui. Capisco l'imbarazzo di Terra e di Romualdi, perché quando hanno amministrato insieme, ricordiamocelo, no? Hanno ceduto gli impianti ad Acqua Latina, quindi che cosa ci vengono a raccontare a noi? Il dissesto quasi finanziario del comune di Aprilia, facendo carrozzoni elettorali e non, di cui ancora abbiamo memoria. Pensiamo ai servizi culturali, a qualcosa che riguardava lo sviluppo. Io vedo che la fiera di Campoverde è ancora nello stesso stato in cui vegetava 10 anni fa. Non ci sono idee, non ci sono progetti, si amministra così alla giornata. E soprattutto non si aboliscono, non si mette fine a un sistema di privilegi che in questa città, a partire da coloro che speculano sul mattone, che non sono neanche imprenditori locali ma vengono da fuori, ha
altri sistemi che in collusione con enti pubblici e affini hanno generato un sistema di clientele e di favoritismi che veramente oggi per tutti noi che è così difficile vivere, sopravvivere, anzi direi, sono veramente un sonoro schiaffone alla dignità di chi, a partire dagli studenti, alle mamme, ai lavoratori, ai disoccupati, si rimboccano le maniche e cercano di vivere dignitosamente. Allora, io adesso lascio la parola agli altri compagni, agli altri candidati che illustreranno i punti essenziali del nostro programma. Grazie. Abbiamo individuato sinteticamente per, ad esempio, per l'area sociale, vogliamo oltrepassare un po', andare oltre quello che è il classico e tradizionale assistenzialismo, quindi proporre ad esempio il comune come agente. Tu parli per sé, presentatevi comunque. Allora, Maurizio Santapietro, parlo per sé, ma anche come all'interno della coalizione, chiaramente. Quindi, scusa, lo davo erroneamente per scontato. Dicevo, abbiamo introdotto delle linee guida proprio per quanto riguarda ogni area di competenza e per quanto riguarda quella sociale il concetto è di andare oltre appunto l'assistenzialismo così come lo conosciamo e a noi piace vedere un comune che abbia la capacità di programmare, di coordinare, di cofinanziare interventi sociali sul territorio mediante anche l'utilizzo di realtà, esperienze associative che operano nel volontariato. Questo è uno dei primi, diciamo, punti che abbiamo trovato. Secondo, un'attenzione particolare per i soggetti più vulnerabili, quindi istituire anche un, diciamo, si introduce una sorta di canone protetto, cioè il canone che si chiama agevolato, quindi concordato per i cittadini che stanno più in difficoltà. Non solo, vogliamo anche sempre ridefinire quella che è l'attività del sociale all'interno del comune perché è necessario che il comune crei un pool, ovvero un organismo multidisciplinare di competenze e figure altamente specializzate che opera proprio nel settore socio-sanitario e socio-culturale. E inoltre un'attenzione va rivolta anche alle famiglie che hanno bambini piccoli e che hanno problemi, ad esempio, a gestire i bambini in orari in cui non ci sono scuole, quindi l'orario pre-posto scuola, e quindi istituire e coordinare e realizzare sempre per mano del comune questi tipi di servizi che sono utili alla cittadinanza, soprattutto con figli e minori. Inoltre, per quanto riguarda quest'area, abbiamo anche sottolineato la necessità di attivare dei servizi a domicilio per consegnare farmaci e beni di prima necessità a quelle famiglie che hanno gente impossibilitata ad uscire, non solo durante l'anno, ma anche nei giorni di festa e soprattutto durante il periodo estivo. In genere con il periodo estivo è come se si tirasse giù una sala cinesca per cui i servizi vengono o meno. Ora, altra importante area che abbiamo puntellato è quella dei diritti civili. E non possiamo, diciamo così, non porre l'attenzione sulla realizzazione di un piano integrato di severa lotta alla povertà, quindi ai disagi sociali, anche incentivando, chiaramente utilizzando le risorse della rete sociale che opera appunto nel territorio in ambito sanitario, in ambito del non profit. Importante è in questo quadro rientra anche per superare appunto l'assistenzialismo, come si diceva prima, la gestione dei parchi verdi, quindi dei parchi pubblici, secondo me destinati, dati in utilizzo, cioè alla gestione ai società cooperative di tipo B. Inoltre, sempre per l'attenzione a categorie di persone svantaggiate, magari il comune potesse dare contributi per incentivare l'attivazione di attività imprenditoriali appunto gestite sempre da portatori di handicap. Importante istituire
uno sportello antiusura sul territorio, istituire uno sportello di ascolto antiviolenza contro le donne e in connessione con altre reti regionali. Rilevante è l'istituzione sempre di un numero verde, ad esempio, per segnalare casi di discriminazione di ogni genere, ma anche di episodi di omofobia. L'istituzione di un albo comunale per le unioni di fatto, e l'istituzione anche di un albo per bambini, figli di immigrati nati sul nostro suolo, che però è importante dare almeno simbolicamente, conferire simbolicamente la cittadinanza a questi bambini, figli di immigrati nati sul nostro territorio. Ridefinire anche il ruolo dei centri anziani, perché ce ne stanno in verità nella realtà di Africa, però non solo destinati come luogo di svago e attività ludica, ma anche di potenziamento della relazione e delle affettività, e soprattutto anche di incentivazione a interessi culturali, perché si cresce anche quando noi siamo su con l'età. Non è vero che sono i bambini, come si dice, quell'uomo che voleva sempre sapere non moriva mai, no? Perché c'è sempre, quindi stimolare anche diciamo questi, e noi vogliamo quindi di andare avanti con punti che sono anche un po' di rottura rispetto a quelli abituali sui diritti civili, e magari è importante adottare ad esempio dei provvedimenti che scoraggino provvedimenti amministrativi, tipo amministrativi, che scoraggino fortemente il gioco d'azzardo, cosa che purtroppo sta dilagando un po' tutti il paese.